Teatrale Giovani d'Este, che ha organizzato questo ciclo di spettacoli. Questo è già il quarto, uno spettacolo teatrale, si tratta comunque di spettacoli di musica e di teatro. Sono particolarmente contenta questa sera perché a realizzare questo spettacolo è una delle colonne portanti dell'associazione, cioè Alessandro, regista e autore di questo pezzo teatrale, che tratta appunto il tema della prima guerra mondiale. E per questo mi volevo anche approfittare per ricordarvi che domani sera presso il Teatro dei Filodrammatici ci sarà un secondo evento che è abbinato in qualche modo tematicamente a questo, sempre organizzato da noi, ed è il concerto del Coro Montevenda, il racconto della Grande Guerra, al quale siete tutti ovviamente invitati. Si tratta di un ciclo di spettacoli, spettacoli teatrali, spettacoli musicali, che culminerà poi anche con la realizzazione di un cortometraggio, e che ha lo scopo di ha due scopi, diciamo. Da un lato di promuovere quelle che sono le realtà giovanili della nostra zona, quindi dare spazio ad artisti come Alessandro, che altrimenti magari rischierebbero di avere poca visibilità in un territorio come il nostro, come la Bassa Padovana. E poi in secondo luogo anche di rivalutare alcune zone particolari di Est poco conosciute, come per esempio questa sera la Barchessa della Divina Portella. Che ringraziamo per l'ospitalità veramente che ci ha concesso con generosità e anche con entusiasmo. Non è un luogo che viene molto utilizzato per spettacoli, questo viene utilizzato più per cerimonie, conferenze, invece il fatto che offre uno spettacolo speriamo che possa essere l'inizio anche di una collaborazione futura in questo senso. Questo ciclo di spettacoli è realizzato grazie al contributo della Fondazione Caetano nell'ambito del bando Culturalmente 2015, che è un bando appositamente dedicato a quelle realtà giovanili che vogliono proporre azioni di rivalutazione del territorio e di valutazione appunto delle risorse giovani della nostra area. C'era scritto proprio questo. Invece era proprio per noi, okay. Questo caso era proprio per noi, quindi bene così, insomma, la possibilità di realizzare. Non vi rubo altro tempo, vi ringrazio per la partecipazione, vi auguro di vedervi anche domani e buona visione. Lascio la parola ad Alessandro che vi presenterà brevemente. Di essere intanto venuti questa sera così numerosi in questo splendido luogo che fra l'altro ha una storia notevole perché a pochi passi da qui, insomma, il buon Percy Bysshe Shelley, a cui abbiamo dedicato una serata, ha scritto alcune delle sue opere più importanti, quindi insomma qua tutto trasuda di arte e bellezza. Non so voi, ma io sono emozionato. Allora, l'opera si chiama Foglia presa nel turbine e parla appunto della prima guerra mondiale, della grande guerra, però il punto di vista diciamo è leggermente diverso. Non abbiamo voluto raccontare il dramma dei reduci, come di solito si fa, ma il dramma invece di chi sta a casa ad aspettare i reduci, appunto quindi le donne. Perciò è molto femminile questa pièce e speriamo insomma di esserci riusciti. L'opera durerà più o meno un'ora e sarà diviso in due atti con una breve pausa di 10 minuti, un quarto d'ora, insomma, per far prendere fiato agli attori, se non li trepano. non volevo dire questo. Allora, gli attori sono Anna Clara Pietrogrande, Marco Mattia, venga giù il diluvio, siamo abbastanza al coperto e insomma cosa dirvi ancora. Buona visione, grazie. Thank you.
servo di Oreste. Mai una volta che riesco a fare i conti giusti. Già, e poi tocca a me rimediare. E tanto c'è la madre, non c'è lui. Cosa gliene importa a lui che ha venuto a stare qui tutta la sera a rimediare i suoi errori? Sempre con la testa tra le nuvole, sempre a pensare alle sue fantasie da toso. Ma si renderà conto che non è mica tutto un gioco la vita. La vita è dura, caro Oreste, e lo saprai bene. Ti sei sposato, ti sei fatto una famiglia. Mamma mia, quanto piange quel bambino, non si tace un momento. E mica mi ricordavo che piangessero così tanto i bambini 20 anni fa. Forse ero io che ero giovane e piena di forze. Adesso comincio a sentire un po' l'età. Voilà, meglio che ti alzi, cara Adele. E se non ci pensi tu, solo il cielo, un miracolo del buon Sant'Antonio che ci protegge, possono far qualcosa per sta schiena. E per forza, sempre stare tutta su sto tavolino a fare i conti che gli altri sbagliano, mi viene sì mal di schiena. Sto. Però ti voglio bene, non devo resta. È così bello che mi pare un divo del teatro. Ma se non si mette la testa a posto, come si fa questo negozio qua? Santa, ma ancora! Ma niente! Il bambino piange! Signora Adele, per favore, non potrete andare lei. Sei la quarta volta che tu ti impianti. Sei mica morita! Quante volte ti ho detto che al bambino devi pensarci tu? Da quel che vedo, Umberto è un piccoletto che si sa far rispettare, eh? Sì, però quando quel piange... Taci! E non parlare male. Signora Adele... Taci! E chiamami madre. Cos'è sta signora Adele? Metti insieme il mio titolo col mio nome. Cos'è questo, un circo? Non lo so, signora. Sono confusa e mi piange. Basta, Margherita! Sì. È una questione di presenza, Margherita. Devi fargli capire che sei tu che hai ragione, non lui. I bambini sono completamente liberi, Margherita. Non li freghi mica, sai. Dice. Forse ha ragione. Madre. Ecco, così. Che nel mio negozio ci dobbiamo far rispettare. Qua parlano tutti male, sti zotici. Noi dobbiamo parlare bene, distinguerci. Siamo la drogheria Adami noi. Sì, madre. Brava, così. Passiamo a cose serie adesso. Hai chiuso la cassa? Sì. Allora portami l'incasso di qua. Hai contato tutti i clienti? Sì, mi pare di sì. Beh, oggi erano tanti. E tu devi contarli tutti. Se fai la somma delle entrate e delle uscite, poi a fine giornata non ti può scappare niente, no? Ma se te ne perdi anche solo uno, com'è possibile poi che i conti tornino? Sì, avete ragione. Ma tu non sai fare altro che dirmi questo. Cosa volete che vi dica? È la verità? La verità. La verità è che sei una brava figliuola, Margherita. Troppo brava. E forse qui qualcuno non merita la tua estrema bontà e il tuo lasciar correre. Buonasera, madre. Come state? Mi trovo in splendida forma. Cosa ti prende, Oreste? Cos'è sto salame lecco? Sei andato bene, per caso? Come sei bello. Grazie, Margherita. E comunque, dopo una giornata che lavoriamo, noi siamo stanche. Dove sei stato tutto il giorno? Invece di darne la mano. Care donne, ma dico, ma voi non lo sapete che cosa è successo? Cosa dovrebbe succedere, Oreste? Anche oggi il sole si è alzato e adesso sta tramontando. E così sarà per sempre. Beh, però qualche volta si è brutto tempo, signore.
ho appena detto. Sì, ma... E penso una buona volta prima di parlare. Ma, però anche voi. Sapete bene che Margherita è buona. Buona, Oreste. Tu quella volta hai sposato una ebete, caro mio. È quieta ed ubbidiente. Come deve essere una buona moglie? Una buona moglie deve avere anche un po' di polso. Altrimenti i mariti svolazzano come i calabroni. Buon Dio, ma proprio come i calabroni. Meglio le farfalle, sono più poetiche. Ma sempre questa poesia di mezzo. E a me piacciono i calabroni, va bene. Piuttosto, cosa dovrebbe essere successo oggi? Ma dove vivete voi due? Oggi, care le mie donne, è cambiato ufficialmente il mondo. È scoppiata la guerra! Maria Vergine! Margherita, cosa c'è? Perché urli? Ancora la guerra. Sì, madre, sì. Finalmente potremo marciare contro lo straniero invasore che continua a usurpare il nostro territorio. Finalmente libereremo il suolo patrio dal nemico. Cosa? Ma cosa dite, Oreste? Sì, sposa mia, sì. È giunto al fine il tempo del giudizio sommo. Gli Asburgo la smetteranno di prenderci in giro e di rendere monca la nostra bella patria. Ma non lo senti anche tu, dolce amor mio, che un nuovo vento si sta alzando all'orizzonte. È il vento della libertà, della speranza di un nuovo mondo. Ascolta, Oreste, figlio mio. Tu la devi smettere di dar retta a quei quattro perditempo dei tuoi amici. Quelli se lo possono permettere di buttarlo via il tempo. Sono tutti figli dei signori, avvocati, medici, banchieri. Ma tu, renditene conto che ormai è ora, sei un bottegaio di una grande bottega, della migliore bottega della città. Su questo non si discute. Sono 20 anni che la mando avanti. Avevo sì l'indoletta di Margherita quando c'entrai, e lo so bene. Ma rimane comunque una bottega, che va aperta di mattina e chiusa di sera. Non c'è spazio per i proclami, non c'è spazio per i comizi, e nemmeno per la tua bella poesia, che è come un pavone. Elegante, vanitoso. Mi vedete così, madre? Ogni tanto il mio occhio ti vede così, Oreste. E come sai, ci vedo bene. E sei tutto matto! Margherita, ti prego! Fai questi scherzi, colpo di figo! Margherita, sta buona! Sta buona, sta buona! Sì, madre. Scusami, ma di là, il cutin pianse, ma mi pianse sempre sto cutin. Ebbene sì, madre, mi arruolo. Mi sei proprio convinto. Mai stato più convinto di così. Ormai sei grande, sei adulto. Sei uomo. Anche il tuo povero babbo era come te. Arroganti e impulsivi, come foste sempre dei bambini. Ma adesso anche tu hai una famiglia. Anche lui ce l'aveva. Ed anche lui è andato in guerra. E anche lui è morto, Oreste. E mi ha lasciato vedova che non avevo ancora 20 anni. Secondo te è giusto. È normale comportarsi così? Madre, la situazione in questo paese non può rimanere tale. Siamo un paese mutilato, bloccato. Fusillanime e codardo a rimanere a guardare mentre gli altri combattono. Guarda che codardo è chi si rifiuta di guardare e di darsi da fare. Non chi osserva e fate il suo meglio per tirare avanti la baracca. E ricevate sempre la frittata. La frittata è buona, Oreste. Oreste, queste mani sono fatte per lavorare, non per combattere. Sono fatte per contar soldi, non per contar frottole. Frottole? Ma sì, le tue poesie. Le poesie non sono frottole. Le poesie sono l'espressione della nostra anima. Voi non andate in chiesa ogni domenica. Saprete bene cos'è l'anima. Benedetto da Dio. L'anima è il soffio della vita che prima o dopo ritorna al Signore. Tutto lì. Tutto lì. Ma vi rendete conto di quello che dite? L'anima è così vasta ed infinita da abbracciare l'universo. Così enorme da contenere non uno, ma 100 pianeti come la Terra. E parli indifficile, figlio mio. Ma cosa vuoi che ne sappia io dei pianeti, del infinito? Io so quello che vedo. Scrivere, saper far di conto, essere furbi coi furbi e buoni coi buoni. Ecco quello che so. E questo mi basta.
là fuori esiste un mondo così vasto, così inesplorato, che aspetta solo che noi ci alziamo e andiamo a visitarlo tutto quanto. Ma chi te le mette in testa queste cose, Lester? Lo so, io lo so. Per tutti quei libri che te lesi, tutto il tempo che passi a sfogliare sti volumi, invece di darmi una mano. Ma, credetemi, io non sono uno scarsa fatica. Lo sapete bene. Mi avete insegnato tutto voi. Da voi ho preso lo spirito di sacrificio. Ed è per questo che adesso voglio darmi il sacrificio più importante. Quello per la patria. Sempre gli stessi discorsi, gli stessi che faceva tuo padre. Ma almeno lui è stato costretto a forza. Tu addirittura vuoi farti volontario. Ma erano altri tempi. Erano altre necessità. Quella era una guerra di conquista. Questa è una guerra di liberazione. Ma liberazione da cosa, Oreste? Noi siamo liberi. Per caso c'è qualcuno la mattina che ti mette le catene alle mani o che ti dice cosa fare e cosa dire? Ah, siete tanto bravo a minare il camperlaio, però. Il povero Babbo è morto nella guerra contro Menelik, voluta dal buon Ranberto e dal Crispi. Ma era una guerra per creare un impero. Qui, invece, si pretende solo ciò che è nostro di diritto. Da fuori, al di là del Piave e dell'Isonzo, al di là del lago di Garda, ci sono persone che come me parlano la lingua che parlo io, che leggono le cose che leggo io e che vogliono tutti stare sotto la corona dei Savoia. Mi sento così sicuro, Esther. Come sono sicuro che alla notte segue giorno. Ma ti desi un birbante, Oreste. E forse, per certi versi, hai anche ragione. Dai, siediti qui. Vieni vicino a me. Ditemi, madre. Oreste, quando il tuo povero babbo mi disse che partiva per l'Abissinia, io per prima cosa gli dissi: cos'è sta Abissinia? Beh, certo, è un nome un po' strano. Non l'avevo mai sentita. Insomma, non sono mai uscita da questo paese. Figurarsi l'Abissinia. Me la mostrò su un pezzo di carta che... come si chiama? La frase? Sì. E così avete visto dove andava il babbo. Quello che voglio dirti, Oreste, è... pensaci bene. Ormai sei grande, hai una famiglia, un bambino piccolo, una povera disgraziata di là. Madre, basta! Non trattatela così. Margherita è una ragazza sensibile. Sembra che sia una stupida per voi. È una povera ragazza, Oreste. Che tu hai incantato con la tua brillantina e il tuo fascino. Cosa vorreste dire? No, ma mi credi proprio rimbambita, eh. Guarda che lo so come ti guarda. Sembra una putina col ciuccio. Però, sarai un ciuccio allora. Dai, mi hai capito. Anche io uso delle parole per dirne altre. Non sei il solo. Si chiamano metafore. E comunque... siete una madre furba. E tu? Un figlio seno. Padre, sapete bene che non mi farete cambiare idea. Sono convinto di quello che faccio. Ma sì, del resto, lo so. Dopotutto sei anche un bravo ragazzo. Anche quando hai messo incinta quella povera disgraziata di là. L'avevi fatto per tirarla fuori da quella brutta famiglia che aveva sta creatura. Ma allora... lo sapevate? Siediti, Oreste. Oreste, io ho imparato che bisogna tenere gli occhi aperti in continuazione. Altrimenti gli altri ti rubano il cibo dalla bocca senza che neanche te ne accorgi. Siete sempre stata sveglia. No, non sempre. Ci sono diventata. Sono nata in una famiglia di povera gente, Oreste. Miseria e fame. Quello l'ho visto. Da che sono nata. E poi, come hai fatto tu con Margherita, ho incontrato il babbo. Era un ragazzo giovane, robusto, pieno di vita. E coi soldi, insomma, quelli che a me sembravano essere tanti soldi. E così, pian piano, quando lui me lo ha chiesto,
Gli ho dato quelle attenzioni e si è creata quella simpatia che c'è sempre tra l'uomo e la donna. Gli volevate bene. Come si poteva non volergli bene, Umberto? Un tocco de pan. Sempre gentile, sempre disponibile con tutti. Sempre a dire sì a quello che la famiglia voleva. Ma con me è stato diverso. Ti credi che la famiglia sua mi voleva a me? No, che non mi voleva. Ero la serva che andava a pulire da loro. Come Margherita. Stessa situazione, stessa storia. La storia si ripete sempre. È un ciclo. Non so cos'è un ciclo, Oreste. Non so che si ripete. Non fate finta di non sapere le cose, madre. Oreste, io non le so. Sei tu quello che legge sempre, che sa tutto, che frequenta i caffè. Sei stato fortunato. Tuo padre non ha potuto fare questa vita. Ed è per questo che io adesso voglio andare in guerra. Cosa vuoi dire? Pensateci bene. Perché alla fine lui è andato in guerra? Perché lo hanno costretto. Perché qualcuno una mattina è venuto qua e gli ha detto: domani si parte, fucile in spalla e sparare! E c'è rimasto secco. Povero papà. Io no, madre. Io scelgo di andare. Ma non è per la mia gloria personale, che è vero, mi fa piacere. Io parto perché nessuno, mio figlio, un giorno possa dire: parti, arruolati, affronta il nemico! Perché questa guerra è l'ultima guerra. È la guerra che ci renderà unici e completi. E poi non saremo più costretti ad andare in guerra. Non ce ne sarà più bisogno. Questa guerra è quella definitiva. Quella che ci darà per sempre la libertà. Insomma, la pensi così? Sì, padre. Così penso e così sento. Beh, la testa e il cuore sono due cose molto diverse. Una dice di riflettere e l'altro vuole fare, fare, fare. Ma non sempre a fare si fa bene. Ma non si può sempre aspettare che succedano le cose. È come per il lavoro. Se uno aspetta, finché arriva, bisogna andare incontro. Questo me lo avete insegnato voi. Quando non sai che dire, dici: voi avete detto, voi pensate, me lo avete insegnato voi. Guarda che non sono infallibile io. Anche io mi posso sbagliare. Siete una madre. Non potete sbagliare. Anche quando fate le cose per rabbia, per arroganza o per noia, io credo che lo facciate sempre per il miglior fine possibile. Lo fate perché volete bene. Lo fate perché amate. Che pensi sul serio, questo? Io sento, madre. Sì, è vero. Penso poco. Penso quello che voglio. E quello che mi porta a giustificare quello che sento, e allora? Comunque questo è quello che sento. È pericoloso sentire. Ma non si può vivere senza questo, madre. Dipende, Oreste. Ho imparato che si può vivere senza tante cose. Senza amore, senza affetti, senza passione e senza soldi. Abbiamo sempre avuto soldi. Tu sì, è per questo che non sai cosa vuol dire non avere. È da tanto tempo che non siete più poveri. E non voglio diventare. Siamo ben lontani dall'essere poveri. Questo, madre, lo dici tu, Oreste. La guerra che tanto proclami e desideri potrebbe buttarci tutti quanti sull'astrico. O portarci ricchezza, benessere, possibilità di lavoro, nuove terre, nuovi mercati. Ecco, queste sono le cose che ti mettono in testa quelli che veramente la vogliono fare questa guerra, Oreste. E chi sarebbe? Beh, quelli che non hanno mai problemi. Quelli con tanti soldi, quelli con tanti interessi, quelli con le mani in pasta in ogni affare, come sanguisughe, pronte a divorarsi tutto. Vedete nemici ovunque! Tutti sono nemici, tranne la propria famiglia! Tutte le famiglie fanno parte del popolo! Noi siamo un popolo, dovremmo restare uniti in questo momento! Il popolo, Per me non è una cosa che ha tanto senso. Tutta quella gente, tutte quelle facce tutte uguali, che non si riconoscono. Le folle, come fai a sapere chi sono? Come fai a fidarti? Avete sempre avuto paura della gente, anche se dipendete dalla gente. Se non entrasse più nessuno da quella porta, domani o dopodomani, cosa fareste? Non lo so. Ed è per questo che non voglio la guerra. La guerra, Oreste, non serve a nessuno, credimi. State cercando di farmi cambiare idea, ma io non l'ho fatto!
fai vedere, ci dici che vuoi farti ammazzare come un agnello! Ma cosa dite? Non succederà niente di tutto questo! Legagliele bene, Oreste. Legagliele dentro il braccio. Non ti versi questa sera! Ma penso che si stia riprendendo. Ma non è ancora... Sono... Ma no, no, si riprende, si riprende. Niente. Non servo proprio a niente. Ma cosa dici, Margherita? Che cosa dici? Oreste, Oreste, io vorrei che adesso tu te ne avvi due di più. Ma guardate se questo doveva andarci a fare sta pazzia. Madre, pensavo che avessi la forza. È adulta. Adulto, Oreste. Non le fanno più le donne di una volta. Adesso pensano solo ai loro diritti, doveri e lavorare sotto padrone che tanto a casa ne hanno lo stesso da fare. E voi lavorate? Certo! Se no ti lo mandava anche qua sto paracordo. E allora perché non dovrebbe farlo lei? Non ne ha le capacità. Dite, madre, secondo me Margherita è molto intelligente. Il mio popolo, resti il mio popolo! Guarda che roba. Margherita, buona, Margherita. Resti non andare, non andare. Madre, non sto qui se invece. Madre, basta! Venite qua invece. Sto pregando. Non è questo il momento! È sempre il momento di rendere grazie a Dio! Non sono d'accordo. Lo so che non sei d'accordo, Oreste. Mi ricordo le cose, io non sono stupida. E che cosa ricordare? Che fosse stato per te. Non ti volevi neanche sposare, Oreste. E questa povera disgraziata doveva rimanere senza onore con un bambino nella pancia. Ma non sarebbe cambiato niente se non ci fossimo sposati! Ecco, sono sti discorsi qua che lo capisco. E che non li volete capire, madre! Sei un testone, Oreste. Anche la piccola ti si insegnavano le cose e tu le facevi, sì, ma a modo tuo. Sempre a fare il passi al contrario. Io credo che ognuno abbia la sua verità. Ma sempre questi discorsi! Queste parole che non vogliono dire niente. Campate in aria come quelle dei matti! E infatti adesso questo matto va in guerra! No, resta inutile che parli piano. Ti sento. Margherita, come stai? Male sto. Tanto a te non importa nulla. Tu vuoi solo farmi star bene per partire tranquillo. Ma no, Margherita, non è vero, lo sai. No, madre, lo so bene. Ma tanto le cose vanno così, no? Io sono una disgraziata come dite sempre voi. Ma no, Oreste va a fare il suo dovere. Comunque dovrebbe farlo. Dovere? Ma quando è che uno non deve più fare? C'è un momento in cui uno non soffre più. A un certo punto, credo di sì. Come stai adesso? Ti vuoi alzare? Sì, adesso non mi alzo. Ma se non vai, se camminai resti a casa, cosa succede? Mi sono appena volato. Mi vengono a prendere, la verità. Che ti fanno? Mi costringono a partire con pure un processo. Processo? Bisogna pensarci bene a quello che si fa. Certo che è un mondo ben strano. Uno nasce da con te. E poi è tutta una sofferenza. Ma no, Margherita. Non è tutta una sofferenza. Sono anche cose belle, no? Pensa al bambino. Ah, è il bambino. Non lo so. Scusa, mia madre. Mi vago da lui per farlo a letto. Ok, posso più. Sì, vai Margherita, riposati. Oggi è stata una giornata lunga. E non ti preoccupare, Margherita. Oreste? Sì. Vieni a farmi compagnia anche questa notte. Certo, mia sposa. Vado anch'io. Sono stanca tra conti e conticini. È una mattina che vorrei partire. Mi sveglio a tardi. E poi alle 7 in casa. Mi salterò domani allora. Passiamo buonanotte. Buonanotte, madre. Le donne dicono tante cose. Si preoccupano, si infervorano, poi cambiano idea, allora ragionano. Sono di nuovo quiete e se ne vanno. Ho così tanta paura che me ne resterei qua per tutto il tempo che dura questa guerra. Ma ho deciso. Ormai non si torna più indietro. Bisogna avere coraggio, almeno una volta nella vita. Basta una volta
e si è eroi. Almeno, almeno così dice la tengo. Chissà se torna. Può darsi. Ma può darsi anche che io diventi un martire. Anch'io, come tanti. Però, a starmene qui, ancora un giorno, in questa casa, ancora una volta, io non ci riesco. E non ci riesco perché so che là fuori il mondo si agita, vive, è rabbioso, è violento, e io voglio fare qualcosa per fermarlo. O almeno voglio provarci. Sant'Antonio? Cara madre e cara sposa, già che trovo un'ora di tempo, voglio farvi sapere le mie notizie. La mia salute al presente è ottima, come spero anche la vostra. Sto bene, nonostante che qui tutti i soldati si lamentino per il rancio, forse per non pensare ad altro. Ma già essere lontano dalla trincea è una vittoria, per la quale ringrazio la buona sorte. Io mi ritrovo qui in Italia, mentre i miei compagni sono in trincea. Ci tocca fare il turno ogni 21 giorni e se ci va male ci fanno stare anche per 40 giorni. È da 2 o 3 giorni che hanno cominciato a fare degli attacchi. Sentiamo il cannone come se fossimo in trincea. Questo mese di maggio è un mese molto brutto per i soldati che si trovano nelle trincee, perché arrivano dispacci che ordinano le avanzate. Le avanzate sono una cosa tremenda. In questo fronte, nella zona di Gorizia, il nemico può avanzare perché siamo vicini a Trieste. Per ora, però, sono qui con i miei libri. Mi danno anche del tabacco. Ho visto alcuni miei amici, anche Ardengo, che è in infermeria perché si è fatto male con una baionetta. Secondo me, si è infilzato da solo. Ma non ne sono sicura. C'è chi fa il matto e lo mettono dentro, chi si ferisce, chi diserta, brutte cose, care donne. Il negozio invece come va? Non me ne parlate mai nelle vostre lettere. E la piccolina? E Umberto? Vorrei abbracciarlo. A volte mi manca il suo lamento. Il lamento dei bambini è vita. Quello dei soldati che soffrono qua, non so cosa sia. Forse è l'inferno vero e proprio. Spero di tornare. Ogni giorno prego, sì, prego anche un po' di potervi riabbracciare, di essere quel che non volevo essere, ma che ora voglio diventare, per sempre. Sono stanco di essere una foglia presa nel turbine. Così mi sento. Sbatacchiato. Sballottato. Inerte. Sono poca cosa, ma devo resistere, per tornare. Intanto vi saluto tutti. Tornerò, ve lo prometto. Vostro sposo e figlio, Oreste. Oh.
cosa dici, stupida? Nessuno è capace all'inizio. Ho già 2 anni e ho già 2 bambini. Quando è che divento buona? Diventerai capace quando la smetterai di piangerti addosso. Non mi piango addosso. Non sono stufa. Stufa di tutto. Via per una bambina. Adesso Umberto mica devi stare sempre addosso, no? Dai, te la porto di là la nostra piccola Elena. Qua arrivano lettere ogni tanto. Siamo in guerra, cara mia. Signora Madonna Santa, qua non si lavora più. Anche settimana scorsa non è venuto quasi nessuno. E per forza, Margherita. Cosa devono comprare che non c'è niente? Non c'è più niente. Non ne abbiamo neanche per noi. Cosa vendiamo? Ma ora cosa succederà? Cosa vuoi che succeda, stupida? Mi danno le ostigacce e cibo. No, Madonna, ma chi te le mette in testa queste cose, Margherita? Ma niente, ieri è passato il mio babbo. Il tuo babbo, eh? Fortuna che te ne sei andata da quella casa. Cosa vuoi dire? Dai, Margherita, fin qui ci arrivi anche tu, no? Io non so, signora. Margherita, tu prima eri una schiava. Guarda che lo so che lavoravi giorno e notte senza mangiare, senza mai una pausa. Sei arrivata qui e pesavi 40 kg. Adesso sei un po' più in carne, forse per via delle gravidanze. Certo, questa forse non te l'aspettavi neanche tu. Cosa volete, signora? Oreste ha sempre fatto il suo dovere da marito. Mi vuole ben pietoso. Lo so. Dopotutto sei anche una bella ragazza. Comunque a casa mia non stavo così male. Ah no? No. Beh, io mica c'ero con te. Ma mi sono arrivate delle voci. Che voci? Voci! Lasciamo perdere. Non so cosa l'abbia sentito, ma non sapevo. Allora metti che qualcosa è successo a casa mia. Non venga da fregare a voi. Cosa? Come ti permetti? Quel che ho detto. Non venga da fregare. Chiedi scusa. No. Qui stiamo alzando un po' troppo le ali o sbaglio? Chiedo solo di essere trattata bene. Beh, non lo sei forse. Mangi, hai un tetto, hai un nome rispettabile, lavori e mandi avanti come un negozio. Cosa pretendi di più? Di essere trattata per quello che sono. Non sono stupida. Ah, ma allora parli bene quando vuoi, eh? Signora, io non so leggere e non so scrivere. Ma so contare i sei. Io so guardare e vado e vado e ascolto. E so anche evitare gli altri se voglio. Insomma, fai la scimmia. La cosa? La scimmia. Quell'animale peloso, con la coda, che fa strani gesti, che imita tutto quello che fai. Non sono una bestia. Ma lo so. Stupida. Sei tu che hai detto che imiti gli altri, no? Non bisogna fare il verso a nessuno. Dico solo che sono capace anche io di fare la signora. Non basta mica dire le parole per bene per esserlo. Sì, ma neanche far finta di venire da chissà dove solo perché sei un dei soldi più degli altri. Capisco che non ti sono mai andata a genio. Me ne sono accorta fin dal primo momento in cui ti ho vista. Ma tu non sai che potresti avergli anche tu un giorno dei soldi. Soldi tuoi. Come, signora? Tu purtroppo non sai leggere, ma adesso capirai. Ascolta. Polizza a favore dei militari combattenti. L'Istituto Nazionale delle Assicurazioni pagherà alla signora Baldo Margherita in Adami la somma di lire 500 nel caso che avvenga la morte in combattimento a seguito di ferite riportate combattendo del signor Adami Oreste di Umberto, nato a Padova nell'anno 1896 nel 50° reggimento Fortezza, battaglione 037. Qualora la
assicurato chieda il pagamento della somma dovuta in virtù della presente polizza, sia differito al termine di 15 o di 20 anni, l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni pagherà rispettivamente lire 1000 o lire 1325. Oltre alla polizza garantita mediante questa assicurazione, pagabile immediatamente al beneficiario sopraindicato, sarà corrisposta sul bilancio dello Stato la pensione dovuta a termine di legge agli eredi di coloro che danno la vita per la libertà e la grandezza della patria. E allora? Maria Santa, davvero non hai capito? Io conosco ste robe, signora. Beh, impara! E da domani basta. Ti insegno a leggere e a scrivere. E sono stufa che per segnarmi i clienti mi fai una X. Come altro si fa? Oddio, parlo con una che per capire che banconota hai in mano guarda la forma e il colore. Me l'hanno insegnato a casa. Certo, per farti rimanere una capra e sfruttarti. Ma vedi, questa carta è molto importante. È una sorta di indennità, come si dica. La pensione. Sì. Ma per cosa? Cosa c'entra Oreste? C'entra perché quella carta dice che se Oreste muore, viene risarcita con dei soldi. Signora, queste cose non le dovete dire neanche per scherzo, capito? Sì. Signora, chi sei? Sarà il postino. Vado a vedere.
Il negozio va aperto di mattina e chiuso di sera. Ma finisce questa storia! Cosa credi? Che sia solo il lavoro in sto mondo brutto e violento? Ho 20 anni. E so meglio, ma... Io lo amo, Maria. Ma è sapio cosa che ne dico. E voi altri non me ne frega proprio niente. Cosa dici? Sei sconvolta. Basta andare via! Ho capito adesso. Ho capito. Non aspettavi altro che lui morisse. Prima al manco io gli ero un po' con lui a difendermi, ma adesso è tutta vostra, so, no? Eh no, cara. Non vi capisco mai. Mi adesso vado alla mia famiglia. E porto anche i potini. La tua famiglia? Ma cosa dici, Margherita? Dico. Quasi tanto suocera che viene a dire tutto, ma sei soltanto una carogna. Forse è stato un colpo questa notizia. No, non sei stato un colpo. Sono lucida, come voi comunque. E sai cosa che vuoi? E non me vuoi bene. Margherita, sei sconvolta, tu sei la mamma delle mie nipoti. Ma non è quello! E da sentire su voi altri. Mi non posso toccarvi, appena che tocco i pianze. Voi altri invece, anche mia bacchetta magica, no? Ma quante stupidaggini dici? Non sta per la buona. Non si buona. Si vedova. Come me. E lo si sta a 20 anni come me. Morta a 20 anni. Come me. Adesso per sentirmi che so sema, che so amata, non so niente, lo so. Sono cuoretta. Io non ho più un uomo. Non mi importa niente se si mi ha messa in questa situazione. Non voglio. Non voglio stare da soli. Non mi supona. E per forza. Cosa vuol dire? Quello che sai e non ammetti. Cosa? Quello che è successo nella tua famiglia. Dove vorresti tornare? Con i miei nipoti. Se mi voglio te che i vostri nipoti. Tu non li porti da nessuna parte, hai capito? E adesso non mi dice più niente, la vera più. Anzi, non te mi dici più niente. Sema! Maledetta, adesso ti passo male! Dovrebbero spartirsi.
occupanti, le nazioni, i paesi. Ma tanto, su tutti i paesi, quelli di destra, quelli di sinistra, quelli dei neri, quelli dei bianchi, sono tutti i paesi, ci sono gli uomini, ci sono le donne. Le donne, siamo due poverette. No, Michelina, no, non da sole, pensaci. Sì. Siamo tutto il giorno presso gli uomini. Quello che fanno, quello che dicono, come si comportano, come fossero sempre dei bambini. Ma sì, forse sono dei bambini anche loro. Bambini che giocano a fare la guerra. Quando Umberto giocherà ai soldati, dagli lo schiaffone. Sì, sì, sì. È da piccoli che si impara ad ammazzarsi. Sì, forse avete ragione. Senta, mamma, io... Mamma? Sì, mamma. In fondo sono voi come mamma. Lo so. E i tuoi fratelli, e i tuoi zii, e il tuo babbo. Sì, ma come fai a sapere? Non so, come so che forse adesso è venuto il momento di prendermi cura di te. E me? Perché? E da domani basta. Ti insegno a leggere e a scrivere. No. Perché? Perché qualcuno eviti di farti del male perché sei stupido o ignorante. Che puoi ancora fare una bella vita e non rinchiuderti qua dentro come ho fatto io. Io ho sprecato la mia vita per sembrare quella che non sono, per vivere come pensavo bisognasse fare, per leggere, scrivere, pregare come mi avevano detto. Ma forse posso cambiare. Come puoi cambiare anche tu? Come possono cambiare i nostri bambini? Non abbiamo niente, non importa, domani è diverso, domani è un'altra cosa. I soldi non ci sono, ci arrangeremo. No, non è vero. Cosa? I soldi che sei. Oh. Ma se questa è l'assicurazione? Sì. Questa è morta. Basta, è stato un bravo uomo, ma ora per noi non può fare più niente. Ma se questi sono i soldi che ci aspettano, tu e noi, se non siete diritto, no? Sì, ma diritto. Se non è cosa, un po' paura. Perché io no? Ma forse insieme ce li teniamo. Mamma! La guerra finirà. Vedremo la pace su di noi. Vedrà la verità. Thank you.
servono le indennità. E signori, questa è... No, se avete domande facciamo un bel dibattito. Che altro a dire? Sì, insomma, questa è l'opera e domani vi invitiamo al concerto appunto del Coro Montevenda, che è affine a quest'altro evento di oggi, e appunto rivivremo in questo modo anche la Grande Guerra, insomma, tramite invece il dramma dei reduci. Ecco, spero vi sia piaciuto e speriamo di rifarlo ancora molte, molte e molte volte, vero? Bravo. Grazie. E ringraziamo Graziano Tonelli che ci ha ospitato in questa meravigliosa, meraviglioso parterre. E grazie a voi per essere intervenuti. Grazie a voi.